felicità della Regione Puglia per la soluzione di questo caso drammatico di Isola Verde, un caso devo dire particolarmente triste perché corrispondeva ad una società e a dei lavoratori con grandi capacità operative che avevano saputo fare il loro lavoro sia pure dentro un'ottica di una società a totale partecipazione pubblica. Quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che alla Regione Puglia, al Comune di Taranto, nel sindacato, i lavoratori stessi che hanno avuto una capacità di resistenza straordinaria, perché ci sono stati momenti assolutamente drammatici dove loro e le loro famiglie hanno sofferto moltissimo. Abbiamo dimostrato, ecco, credo in modo pratico, senza fare chiacchiere, qual è la nostra idea del lavoro. Il lavoro è un elemento identitario delle persone, fa parte della loro dignità, non serve a comprarle, serve a farle vivere dando un senso alle cose, dando un senso alla vita e soprattutto dando dignità, perché quando hai un lavoro nessuno può comprarti così facilmente come quando invece questo lavoro non ce l'hai. Mi sarà perdonata dalle altre province della Puglia, che sono particolarmente contento. Noi abbiamo fatto interventi di salvataggio ovunque, assieme al mio capo di gabinetto Claudio Stefanazzi e al capo della task force Leo Caroli. Però quando questi salvataggi si svolgono in una città come Taranto, martire del lavoro, ecco, sono particolarmente commosso e devo dire sono particolarmente soddisfatto e incoraggiato ad andare avanti. Stiamo seguendo tutto ciò che riguarda questa città con una grandissima attenzione e con grande partecipazione. Ho già detto più volte che Taranto in qualche modo mi è entrata nel sangue ed evidentemente questa sua sofferenza infinita è per me una fonte continua di energia e di stimolo a fare il meglio possibile. È chiaro che noi ci auguriamo che questo obbligo, questa costrizione che abbiamo ad occuparci delle bonifiche della città possa diventare, una volta concluso il lavoro qui a Taranto, una specialità che costruisca un distretto che possa consentire a queste aziende pubbliche e private di continuare il lavoro anche in altri luoghi d'Italia. Cioè, noi lavoriamo con una prospettiva che dura anni, non c'è altra possibilità. Quindi il fatto che il commissario Vera Corbelli si sia messa a disposizione di questo progetto è un elemento, ecco, questo sì, di grande conforto. Quando il governo si comporta con intelligenza e con spirito di collaborazione e ascolta il territorio e dialoga col territorio, le soluzioni sono facili, utili e durature. Quando il governo invece pretende di dire la sua senza ascoltare il territorio, succedono incomprensioni molto gravi. Qui si gioca di squadra, i Superman non esistono più, non sono mai esistiti. Tutti quelli che si presentano nel fare politica come Superman sono delle truffe, sono dei raccontaballe. Qui ha funzionato la squadra, tutti insieme abbiamo trovato la soluzione, dal più piccolo al più grande. Nessuno ha sperato nell'insuccesso, tutti hanno vissuto questa cosa come il proprio successo. Io qui non sono venuto a riscuotere un successo personale, ci mancherebbe, ma sono venuto a simboleggiare la volontà della Puglia, come è accaduto qualche giorno fa quando ho sentito parte dei maestri del conservatorio Paisiello suonare in occasione di un convegno, di una conferenza organizzativa della UIL Scuola. È chiaro che per me la soluzione, per esempio, di un altro passo, quello del conservatorio Paisiello col governo, è centrale, è la prossima battaglia.